Pronto, buonasera. Buonasera a lei. Complimenti per la trasmissione. Molto gentile, cara signora. Ecco, e auguri anche con il ritardo per la pasta. Va bene, ormai ce li siamo fatti, non ha importanza. Come è finita, ok. E niente, io volevo sapere il numero del centralino dello spazio. Numero del centralino di telespazio? Sì, sì, mi serviva sentimente. Regia, se me lo comunicano io, allora dovrebbe essere 02 47 95 79 88. Scusate, lo ripeto piano piano? Non c'è una penna che mi scrive, purtroppo. Allora guarda, te lo ricomunico tra poco, va bene? Io se l'ho provato, vediamo un po'. Sì, intanto siamo. Mannaggia. Me lo ripetete gentilmente? 02 47 95 79 88. 79 88, perfetto. Ok, grazie. Ciao, grazie a te, ciao, grazie. Allora, siamo al secondo, ma. Ah, questo si procede a strati. Sì, a strati. Spieghiamolo bene. A strati praticamente. Uno. Cominciamo con una fetta di capocollo. Con una fetta sola, poi si va a comporre la spuma di ricotta, i grigli di noce e poi di nuovo si compone con l'altra fetta. Ah, viene proprio un mille foglie. Sì, sì, a seguire. Ecco, vedete. Quanti anche strati consigli tu di io fare? Tre. Ah. Tre perché è un antipasto completo questo, non c'è bisogno poi di mangiare solo. Lo vediamo. Ecco qua. Lo vediamo. Ecco qua. Così. E all'ultimo io con una fetta sola. Ah, quindi non sì, decori sì, più no, poi? No, va bene. Che cosa stai facendo? Ecco qua. Ah, ecco. Ah, un fiorellino. Ecco. Mettiamo con un po' di spuma al centro qua. Oh. Noi componiamo un altro piatto, che dici? Ecco qua. Questo qua, il primo è pronto. Ah, benissimo, benissimo. Ecco qua, guardiamo un attimino solo. Che cosa stiamo aprendo? Questa è una riduzione di aceto balsamico che facciamo in azienda. Aceto, ecco, vogliamo spiegare come lo prepari questo aceto balsamico, questa dato che abbiamo spiegato di, sì, un po' tutto. Ecco qua. Mentre componiamo un altro piatto ci spieghi come allora, una reazione d'aceto, questo qua si fa a 1 litro di vino rosso in ebollizione, 2 cucchiai di zucchero, uno di aceto bianco e si porta a ridurre praticamente da 1 litro di un 100 grammi escono fuori più o meno. Ecco qua, questa è la reazione di aceto balsamico che utilizzo io. Che fai proprio nel tuo agriturismo, sì, che possono fare anche sì. Le nostre amiche. Come a no, casa. Tranquillamente, perché non è difficile, è una cosa semplicissima. Ripetiamo il procedimento gentilmente. Allora, 1 litro di vino rosso, 1 cucchiaio di aceto, 2 di zucchero, e lo devo portare in ebollizione a ridursi proprio finché esce proprio una cremina. Esce fuori, a 1 litro escono fuori 100 grammi, ecco, 100 grammi di prodotto. Benissimo, quindi questo andiamo a presentarlo ai nostri amici e ne componiamo un altro, se sei d'accordo. Va bene. Prego, allora. Prendi un altro piatto, magari ne componiamo un altro e poi procediamo al primo piatto. Allora. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Pronto. Buonasera. Pronto? Pronto? Signora, con chi parliamo? Con la signora Michelina. Michelina, dovrebbe abbassare un po' il volume del televisore, altrimenti la sentiamo male. Signora carissima, come state? Signora, prego, noi siamo bene, è tutto a posto. Tanti auguri di buona Pasqua. Benissimo, l'abbiamo già fatti, Pasqua è passata. Io ormai sono contenta. Sono contenta che sia passata Pasqua, così non ce li diamo più gli auguri. Ringraziamo il Signore che l'abbiamo passata. Certo. Michelina, sì. Volevi chiedere qualcosa al nostro chef? No, volevo chiedere a voi, vi chiedo scusa. Sì. Siccome ho giocato a quel gioco dei numeri, deve sono usciti. Domani ve lo dirà l'interessato, ve lo dirà domani Michele Macria Jukebox, signora. Va bene, qua. No, io non so rispondere, qui siamo a Masterchef, domani Michele Macria Jukebox sicuramente ve lo dirà. Va bene, Michelina?
Michelina c'è ancora? Non c'è più, va bene, comunque allora, chiedetelo alla trasmissione preposta. Allora io proseguo. Ecco qua. Pollo. La spuma di ricotta, mi raccomando, bella amalgamata. Rigli di noce. Potete mettere pure mandorle se anziché di... Ecco. O addirittura pistacchio, non succede niente. Se vi piacciono di più magari le mandorle o qualcos'altro, anziché la rucola, un po' di radicchio, va pure bene. E procediamo a, comporre il nostro antipastino. Ecco qua. Pronto? Pronto, Simona, buonasera. Buonasera a lei, cara signora. Rosa da Cosenza. Rosa, buonasera, benvenuta. Complimenti al cuoco, bravissimo. Grazie signora, grazie. Volevo chiedere una cosa. Prego. Per quanto riguarda la riduzione di aceto, sì, balsamico, sì, il cucchiaio di aceto che si deve mettere è di aceto balsamico o di aceto normale? Aceto bianco normale, signora. Ah, di aceto bianco. Sì, sì, sì. La sì, ringrazio. Si figuri, grazie a lei. Grazie a lei, Rosa. Veramente buona serata. Brava. Buona serata, grazie. Brava, Rosa. Buona serata. Ciao, arrivederci. Ah, come mi piacciono così, vedi, quando parlano... Sì, sì, vogliono sapere più che altro. Oh, bravo, imparare. Perché talvolta sembra che diciamo delle cose scontate, però dobbiamo renderci conto, certo, che c'è gente che magari non conosce neanche l'ABC della cucina, certo, vero, Salvatore? Certo. Sì, sì, è così. Ad esempio, ecco, tu verrai a proporci molte cose nuove proprio per questo, le marmellate. Le spieghiamo proprio passo per passo, le spieghiamo a tutti. Le faremo nostri... in diretta. Ecco qua. Ecco qua il secondo piatto, pronto? Pronto? Buonasera a lei. Buonasera, io è la prima volta che chiamo. Benvenuta a Masterchef e grazie per averci preferito. Vi seguo, però non sono riuscita mai a beccare la linea perché siete molto famosi e complimenti a tutti. E a lei in particolare perché è dolcissima, no, veramente una persona dolcissima. Allora, le volevo solo chiedere una cosa. Sì. Siccome ho appena acceso il televisore, volevo sapere la mousse di ricotta, sì, con la rucola, sì, come il procedimento? Il procedimento, signora, la ricotta deve essere fresca ovviamente, o caprino, sì, o pecorino a scelta. La deve stemperare con una forchetta bella schiacciata, bella, che deve essere bolla sciolta praticamente. Noi abbiamo aggiunto, sì, sì, spieghiamo. Noi abbiamo aggiunto un po' di latte. Perché? Se a temperatura che un po' c'è un po' di freddo, segnala, la ricotta praticamente si indurisce un pochettino. Sì, sì, questo lo ecco, so. Se mettete un goccio di latte o una crema di latte, la stemperate, poi tagliate la rucola proprio a pezzettini proprio piccolissimi, la unite e amalgamate il tutto, signora, semplicissimo. Cioè, questo qua è il procedimento. Mescolare con la frusta? No, no, con una forchetta basta, signora, senza frusta. Basta con la forchetta? Sì, 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 sì. Va benissimo. Sì, sì, sì. Grazie mille. Prego, grazie a lei, cara signora. Grazie, a presto risentirla. Grazie, arrivederla. Allora. Adesso ho fatto l'antipasto. L'antipasto l'abbiamo composto e prepariamo un primo. Primo, che cosa prepariamo? Ah, rispondiamo prima a una, sì, telefonata e poi, sì, diamo gli ingredienti. Sì, sì, pronto? Buonasera Simone. Buonasera a lei, cara signora. Buonasera anche allo chef. Buonasera signora. Senti, la ricotta va bene pure quella vaccina? Pure signora, perché no? Va bene pure, sì sì sì. Va tu bene consigli pure. Invece una ricotta in particolare? Io consiglio quella caprina. Va bene, la ringrazio. Buonasera. Si figuri, buonasera. Grazie, grazie mille. Ciao, grazie. Allora, il primo che andiamo a comporre. Allora, il primo che andiamo a comporre facciamo dei cavatelli con pomodorino ciliegino, asparagi di campo. No, adesso parleremo. Ecco qua, abbiamo un po' di cose di cui parlare. Sì, 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 asparagi di campo. Cipolla di Topreo. Tra poco daremo tutti gli, sì, ingredienti, sì, sì. Intanto io dico gli ingredienti proprio per fare i covatelli. Covatelli ai profumi di campo. Per i covatelli, 500 grammi di farina di grano duro, acqua e sale. Sì, sì. Tu vuoi procedere anche con il contorno? Vuoi che facciamo prima i covatelli? Io no, facciamo prima l'impasto dei covatelli così man mano... E gli ingredienti quindi per il tutto... condimento li darò, sì, tra pochissimo. A te la parola, Salvatore. Allora, prendiamo la farina. Perché farina di grano duro? Io utilizzo solo per i cavatelli, almeno in maccheroncini, utilizzo solo farina di grano duro rimacinata.
rimacinata perché è una farina molto severa.